Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi sono tornato con un nuovo video, ragazzi, un nuovo video di calciomercato. Però diciamo voglio parlare di un singolo calciatore. Vi avevo già avvertito su Telegram che avrei fatto un video proprio su questo calciatore. In questo video parlerò di Simone Zaza. Cosa ne penso io di questo giocatore? Faccio questo video perché comunque volevo esprimere una mia opinione. Volevo rispondere a molti di voi che mi hanno chiesto cosa ne pensi di Zaza, secondo te è adatto per il Milan? E comunque negli ultimi giorni sono circolate voci che lo vedrebbero in rosso nero, vedremo, non so nemmeno se sono robe vere, però comunque la Juventus ha detto che in prestito non lo cederà, o a titolo definitivo oppure niente, con obbligo di riscatto, penso, prestito con obbligo di riscatto, stessa cosa per Cuadrado che o lo cede subito o con obbligo di riscatto, la Juventus non se ne vorrà privare a titolo temporaneo perché vuole monetizzare qualche soldo, mi sembra anche giusto, però la Juve come sapete il giocatore lo valuta 25-30 milioni, che sono davvero una cifra troppo elevata. Ok, che il calciatore è un calciatore giovane, per carità, classe 91, 25 anni, però c'è cioè, Bacca, se lo valutiamo 30, a 30 anni, lo valutiamo 30 milioni, diciamo che non è proprio il giusto sostituto secondo me. E poi non so se da Montella, con il Milan di Montella, giocherà a titolare. Per carità, è un buonissimo giocatore, secondo me, ha grandi qualità. Però non so se lo vedo proprio pronto per guidare il Milan, perché la Juve ha fatto il protagonista in parte, diciamo in parte perché lo sappiamo, è stato bloccato prima dai vari Tevez, adesso da Dybala, soprattutto Higuain, cioè raga, Mandžukić andrebbe a fare il panchinaro, se Mandžukić andrebbe a fare il panchinaro rendetevi conto che le possibilità di vedere il campo per Simone diminuiscono proprio pari al 0% secondo me. Vedrebbe il campo solo in qualche occasione, in qualche partita di Coppa Italia, quando Allegri deciderà di fare turnover e penso che il giocatore non gradisca questa opzione. Infatti il giocatore vuole giocare, vuole mettersi sempre più in mostra e vuole dimostrare le sue qualità in Italia con la nazionale. Le ha fatte vedere, diciamo, anche se non ha giocato molto, anche se a Conte piace molto. E con la Juve, come ho detto, in parte, perché comunque ricordiamo il primo che mi viene in mente è il gol contro il Napoli, un gol che ha sbloccato una partita molto difficile, una partita molto importante che aveva consegnato i 3 punti al tempo che avevano concesso alla Juventus il sorpasso al Napoli, il famoso sorpasso che poi ricordiamo tutti, diciamo quel gol anche un po' fortunato, però Zaza, un giocatore che quando ti subentra una partita te la può cambiare, questo è sicuro. Come faccio un esempio, un altro giocatore che mi viene in mente che comunque era accostato al Milan, poi dicevano tutte balle. Sembrava tutto fatto, Kevin Lasagna, un giocatore che a Carpi, mi pare che è stato il giocatore che ha totalizzato più gol da subentrato, mi pare 5-6 gol da subentrato, che è una cosa molto positiva per il Carpi, anche se, poi, che, se però non è bastato comunque Kevin Lasagna, è il primo esempio che vi ho fatto. Stessa cosa per Simone Zaza, anche in Coppa Italia ha fatto bei gol, quello col Toro, diciamo che ha aiutato la Juventus come poteva, poi come ho detto è stato bloccato da molti giocatori. È stato bloccato da molte circostanze che non stiamo nemmeno qui a dire. Comunque, un giocatore molto giovane, come detto, ha fatto diciamo la sua esperienza per quella che ha potuto alla Juventus ed è stata accostata al Milan. Però la Juventus, come ho detto, chiede una cifra troppo alta per le casse del Milan, che deve prima privarsi di Carlos Bacca e poi vorrebbe spendere i soldi, diciamo, più per il centrocampo e difesa. E quindi spendere 30 milioni così, secondo me, sarebbero buttati, perché sappiamo la Juve chiede sempre cifre enormi. E per trattare con la Juve non è certo facile. Comunque, ragazzi, parlo diciamo in singolo del giocatore. Secondo me è un giocatore molto bravo. Parto nel dire questo: un giocatore che ha anche visione di gioco. Un giocatore che sotto porta finalizza. C'è poco da dire. La Juventus in quelle poche presenze ha fatto molti gol. È stato diciamo anche decisivo, come ho detto 3.000 volte nel suo piccolo. Un giocatore che si impegna, un giocatore che dà il cuore, un giocatore che ci mette l'anima, ragazzi, che ce ne sono pochi. Ma nella Juventus, come detto, Allegri, diciamo, ritiene importante questo ruolo di andare a pressare, di tornare fino al centrocampo, andare a pressare l'uomo, non lasciarlo mai. L'abbiamo visto fare da Mandžukić in primis, poi da Zaza con la nazionale anche. Cioè, mi piace quando un giocatore, diciamo, non sta lì fermo a aspettare il pallone come fanno tutti gli attaccanti soliti, ma se, non anche per colpa loro, perché comunque fanno quello che chiede l'allenatore, quindi questo è anche vero. Però a me gli attaccanti piacciono quelli che si muovono anche per recuperare palla, per dar fastidio al centrocampista, per mettere pressione, diciamo, per non fare impostare l'azione. A me piace tantissimo il pressing, lo sapete, e come detto è un'arma a doppio taglio, come dicono su FIFA, ma se viene applicato bene è davvero una bella cosa da vedere.
E Zaza è un giocatore che non perde mai un colpo. Zaza è un giocatore che non si rassegna mai. È un giocatore che torna indietro, cerca di curare il pallone, cerca di dare il massimo. E questi giocatori, secondo me, vanno lodati, vanno comunque apprezzati per il lavoro che fanno, che nel loro piccolo risulta importante, ragazzi. Perché Zaza comunque ha fatto i gol, ha fatto questo lavoro, ha sempre aiutato la squadra, si è messo sempre a disposizione di Allegri nei ruoli e tutto. E quindi, secondo me, è un attaccante un tuttofare, diciamo così. Ovviamente gli manca ancora quel qualcosa per scoppiare, per sbocciare, ma davvero, secondo me, è uno dei buoni attaccanti che abbiamo in Italia e che può davvero migliorare ancora tanto. Quindi questa è la mia opinione su Zaza. Mi piace come giocatore, ma secondo me, diciamo, io lo pagherei massimo 20 milioni. O che ne so, inserisci una contropartita, però non penso che vogliono trattare contropartite, quelli lo vogliono vendere e ciao, però perché quegli attaccanti stanno a posto, cioè proprio il boom, come vi ho detto, se Mandžukić andrà a fare il panchinaro è una cosa allucinante, che Mandžukić giocherebbe in tutte le squadre di Serie A. E quindi ragazzi, questo è il mio parere su Zaza, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, una cosa che mi interessa molto, il vostro parere su questo calciatore, mi raccomando lasciate un bel mi piace al video ragazzi, un'altra cosa molto importante, e altrettanto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate tutti i link in descrizione, dal canale Telegram, dalla pagina Facebook, e vi ricordo che stasera alle ore 4:05 ci sarà il secondo match dell'International Champions Cup tra Liverpool e Milan alle 4:05 di stanotte. Quindi mi raccomando, se volete anche su Telegram mi fate compagnia come l'altra partita, che ci siamo davvero divertiti un sacco. Saluto X Samus, spero si dica così, nemmeno posso rileggere il nome, però mi sono ricordato last minute, quindi ringraziami lo stesso, sai che mi riferivo a te, e quindi ti ho salutato finalmente, mi sono ricordato X Samus, X, qualcosa del genere, e quindi ci ribecchiamo al prossimo video, e bella ragazzuoli, sempre forza mia, mi raccomando, e domani ci ribecchiamo sempre verso la mattinata per il post partita tra Liverpool e Milan. Buona serata ragazzi, e forza mia.